Ancora una giornata storica per la mobilità a Catania. Questa mattina il sindaco Enzo Bianco, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Del Rio e i vertici di Ferrovie Italiane hanno inaugurato e attivato il raddoppio della tratta ferroviaria Catania Centrale-Catania-Ognina con l'apertura delle stazioni di Ognina e Europa. La stazione di Picanello sarà aperta invece dopo l'estate ed è realizzata in sotterranea con due uscite, una su via Timoleone e l'altra su uno spazio verde tra via Messina e via Libertini. Nelle città metropolitane del Mezzogiorno c'è una chiave per la ripresa economica e l'occupazione, ma le città hanno bisogno di trasporti pubblici efficaci, efficienti per la gente, per offrire quotidianamente un aiuto alla gente a spostarsi, quindi il grande investimento sulla metropolitana di Catania che sta avanzando e l'investimento sulle ferrovie suburbane come questi pezzi che oggi ci consentono di collegare Fiumefreddo a Catania, quindi sulla direttrice Messina-Catania in completo doppio binario. Quindi una buona notizia, una notizia che dice che facciamo sul serio nell'alta velocità Messina-Catania-Palermo. Vogliamo arrivare a portare i collegamenti ferroviari tra Messina e Catania entro i tre quarti d'ora e tra Catania e Palermo entro un'ora e tre quarti. Quindi ci sono più di 4 miliardi già a disposizione. I lavori proseguono, dobbiamo essere ottimisti perché appunto sono piccoli passi verso la costruzione finalmente di un sistema di trasporto all'altezza di questa bellissima regione. Dopo anni in cui la Sicilia era stata completamente ai margini dal punto di vista delle infrastrutture e in particolare della rete ferroviaria, negli ultimi anni abbiamo recuperato ogni giorno terreno. Il fatto che oggi le Ferrovie dello Stato finalmente inaugurano questa tratta che può essere utilizzata a scopo metropolitano, il fatto che fra qualche minuto firmeremo a Palazzo degli Elefanti la convenzione per aprire la stazione all'aeroporto Fontana Rossa, che significa collegare l'aeroporto con metà Sicilia, il fatto che contemporaneamente sia già stato finanziato l'interramento della linea ferroviaria che consentirà la nuova pista all'aeroporto, il fatto che sia stato accettato un percorso alternativo per attraversare Catania rispetto a quello originario che correva sugli archi della Marina, vuol dire che finalmente noi abbiamo quello che ci meritiamo, e cioè la Sicilia al centro delle attenzioni del governo e del ministro Del Rio per quanto riguarda una rete ferroviaria moderna, europea e degna di questo nome.